Allora, loro curano in effetti l'accoglienza. L'accoglienza a chi è che viene a Ischia. Tu per esempio fai il giornalista, sei andato a Sorrento, hai avuto il tuo accredito e sei entrato nel campo, è finita là. Il giornalista che viene a Ischia, noi gli diamo un pass personalizzato, gli diamo una lettera di benvenuto, gli diamo la lettera del regolamento, gli diamo dei gadget della Carpisa Yamaha, non che noi abbiamo recuperato, abbiamo riciclato, gli diamo un pezzo di cioccolato e delle caramelle col marchio Ischia vicino, gli diamo l'assistenza quando arriva ad Ischia e quando parte da Ischia, che neanche in Serie A fanno, e prendiamo i complimenti di tutti. Poi viene una persona che sta all'interno, invece di aiutarci, non lo so il perché, forse perché questo risale tempo addietro, un diverbio tempo addietro che io ho vinto e deve sminuire il nostro lavoro, anzi ci mette nel ridicolo, io questo non lo accetto. Poi non accetto essere detto tu sei uno scemo. Sì, io sono scemo, sai perché sono scemo? Perché quello che faccio io insieme ai miei amici, ripeto, Giorgio, Trevino, Gino, noi lo facciamo per passione, noi ci rimettiamo tempo e soldi, ripeto, mentre ci sta qualcuno che il tempo e i soldi non ce li rimette, li guadagna. Allora lo scemo, effettivamente io sono uno scemo e non posso permettere una cosa del genere. Questo signore a me mi ha esonerato, ha detto che io da domenica prossima non devo venire più al campo, poi vedremo. Io penso che lui non sia in grado di esonerare, chiamare, ricercare qualcuno. Io aspetto sempre un chiarimento in seno alla società. Vabbè, l'Ischia, ti ripeto, è un amore, è un qualcosa per l'Ischia, faccio tutto. Figurati, per me non ci stanno problemi, io non ho nulla da ricomporre. Io sono sicuro di avere la fiducia del mister o la fiducia degli altri collaboratori.